Ciao a tutti ragazzi, farò un video piuttosto veloce per rispondere a una domanda che fate in tantissimi, che mi ponete in tantissimi, anzi ponete a fare, insomma me ne rigira tutte a me, perché non è molto ferrata sul tema. E la domanda è molto molto semplice: le cuffie che hanno comprato un anno fa per le vecchie console, diciamo cuffie di un certo livello, spese 200 euro, 300 o anche di più, sono compatibili con le console attuali? Quali lo sono, quali no, o se sono modi per renderle compatibili, visto che ne sono già possessori o magari vogliono diventarlo molto presto. E molti mi chiedono se compro per esempio le Peak 5, le Triton, le Astro, che sono cuffie di ottimo livello, soprattutto le Astro, se però sono compatibili con queste console o devono per forza andare sui modelli nuovi pagandoli anche molto di più, appunto perché sono modelli nuovi ma come caratteristiche sono molto simili, se non uguali, a quelli precedenti. E la domanda è piuttosto semplice e sì, nella stragrande maggioranza dei casi lo sono, ma c'è un piccolo accorgimento da fare. Io porterò l'esempio con le Peak 5 della Turtle Beach, che sono quelle con cui ho fatto anche il video un anno e mezzo fa, due anni fa, e cuffie compatibili con entrambe le console della scorsa generazione, che però su questa generazione hanno dato dei problemi come tutte del resto. E ricordiamo, i problemi sono sull'audio, sono sulla chat vocale. Queste funzionano col cavo ottico, hanno la centralina col cavo ottico che va al televisore, va alle console stesse, eccetera. L'audio del gioco è sempre compatibile con queste cuffie o queste simili. Non voglio parlare di cuffie USB perché andiamo sulle compatibilità o anche quelle Bluetooth, anche lì su compatibilità parlo su quelle che hanno il collegamento ottico, come questi modelli qua, come le Triton, come le Astro e tantissimi altri modelli. Perciò qui appunto parliamo di chat vocale e non di audio di gioco. Per la Play 4 il discorso è molto molto semplice, praticamente tutte queste cuffie hanno la stessa funzione con la vecchia generazione Play 3 e Xbox 360. Con la Play 3 erano Bluetooth o comunque wireless, comunque Bluetooth, e con la 360 tutte, praticamente tutte, andavano collegate qui al jacchettino da 2.5 mm e passava un cavetto, lo collegavate al pad della 360 e la chat vocale veniva abilitata. Il cavetto era questo. Vedete, avete 2.5 mm da entrambe le parti e uno va qui e l'altro va ovviamente al pad. Con la Play 4 è molto semplice, basta che comprate su eBay dove vi pare e costa 2 euro o anche meno, un cavetto che va 2.5 mm dentro alle cuffie e dall'altra parte un 3.5 mm che è il jack audio classicissimo e automaticamente col pad. Adesso questo 2.5 non entra bene, però la chat è abilitata tranquillamente e l'audio di gioco viene direttamente dal cavo ottico che va alla console, perciò molto molto semplice. Con la Xbox One le cose si complicano. Perché si complicano? Perché l'Xbox One ha questo, un adattatore ha cambiato il cavo 2.5 mm precedente mettendoci questo, come tutti sapranno. I più sgamati cosa fanno? Prendono questo, staccano tutto, lo saldano a un jack da 2.5 mm, lo collegano alla cuffia, questo lo collegano al pad e tutto funziona. Onestamente, questo a me torna sempre utile, comprarne uno apposta per smontarlo mi costa soldi e vado al piano B, che è la truffa legalizzata della Microsoft. Onestamente non mi piace chiamarla truffa legalizzata perché non è obbligatorio farlo, non è una vera e propria truffa, anche se è l'unico modo giusto per far funzionare queste con la chat vocale. E questo discorso va su questo, l'adattatore che loro vendono a parte. Cos'è questo? Adesso non faccio un unboxing perché è una cosa stupida, non so un cazzo. Non è altro che ti vendono questo, quello che gli altri tolgono saldandolo eccetera, loro te lo vendono a parte. In più è leggermente diverso perché questo aveva, poi lo faccio vedere meglio se si vede, il tasto muto e su e giù il volume. Questo invece l'hanno fatto un po' diverso, hanno messo il tasto muto nel mezzo, su e giù il volume, e di qua hanno messo praticamente la chat di gioco e il volume del gioco. Però nel mio caso il volume comunque lo regolo da qui o dal televisore, quello che vi pare, mi serve solamente per la chat di gioco. La cosa particolare è il pad della One costa sulle 53 euro.
Questo costa 23 euro, anzi 24, quasi la metà, perciò un prezzo piuttosto alto per un patacchino così, che da una parte non è altro che un foro da 3.5 mm, esattamente come quello della, ho appena acceso la console, come un pirla, come quella della Play 4, diciamo praticamente, rendendo il pad della One esattamente come la caratteristica, adesso non lo metto, come la caratteristica di quella della Play 4, perciò che tutte le cuffie stereo che siano con microfono funzioneranno perfettamente. Devi solamente aggiornare via internet questo collegandolo alla console e facilmente siete, avete le stesse funzioni di quello della Play 4. La differenza è che qua lo pagate 23 euro e lì è incluso. Come collegare questo pad alla console? Semplicissimo, loro vi danno, incluso la confezione, cioè non vi preoccupate, un altro cavettino che è praticamente un USB. Anche qui il cavo USB, questo che si connette al pad della One, è lo stesso che va nel pad della Play 4, perciò nel caso che ne avete uno in più non guasta mai, o come dire, che chiede entrambe questo cavetto come se ce l'avessi già, perché è già incluso con la Play 4, visto che ha le pile che si ricaricano solo in questo modo. E anche qui, se non avete la Play 4, se non, adesso questo ve lo danno, però se non l'avevate dovevate comprarlo a parte con il Play and Charge, che anche quello costa 22 euro a parte per rendere le pile integrate come quella della Play 4 già inclusa. Perciò se considerate costo del pad che è 53 euro, costo delle 54 euro, costo delle di sto bocchino 23 euro, costo del play in del charge and play 22 euro, tra tutto da spendere un centone per il pad, diciamo, completo, per renderlo esattamente come questo, perché alla fine il buco sopra, questo per le cuffie, eccetera. Praticamente però mi sono dimenticato un pezzo per rendere questo, che vi ricordate che era 2.5 mm da entrambe le parti, vi danno incluso questo. Non è altro che un piccolo adattatore che voi collegate qua e vi rende il 2.5 mm un jack normalissimo. Potete vedere la differenza. Perciò nel caso che abbiate un pad della Play 4, magari avete tutte due le console come è stato scritto, non c'è da comprarne un altro, vi danno un adattatore, anche questo potrà essere collegato al pad della Play 4, a sua volta collegato alle PIC 5, alle Triton, alle Astro, tutte quelle che hanno questa possibilità comunque di collegare il cavo, far funzionare l'Xbox 360 per separare i nodi in all gen, e tutto funziona perfettamente anche con Play 4 oppure con l'Xbox One. Basta collegarlo a questo e tutto funziona. La chat vocale e l'audio di gioco, come ho detto, passa direttamente dalla console, perciò non conta tutte queste robe. L'audio comunque, se avete le cuffie, ce l'avete lo stesso, però questa è la risposta che voglio dare a tutti quelli che avevano il dubbio del come attacco, come connetto l'Xbox One con le cuffie che ho già, che ho pagato 300, 400, 600 euro, magari 6-7 mesi fa. Dovete comprare questo piccolo accessorio che vi rende esattamente come il controller della Play 4. Nel caso che avete la Play 4 invece, come ho detto prima, non vi serve un cazzo, vi serve un cavo da poco più di un euro, unicamente un jack che va da una parte 2.5 mm e dall'altra è 3.5. Ripeto, se volete vedere la differenza, questo è 2.5 mm, questo è il cavo jack classico delle cuffie. Con la Play 4 la cosa è semplicissima, con l'Xbox One e il marketing della Microsoft che ha detto nella scorsa generazione abbiamo fatto un cavo da 2.5 mm che però era facile da reperire, come abbiamo visto, e poi hanno bloccato il pad che non riconosceva, che comunque non trasmetteva in chat se non avevano un chip, un qualcosa nei cavetti, diciamo, e su questo hanno detto però lì non ci guadagniamo tanto, facciamo una cosa, facciamo una roba del genere, così chiunque ha le cuffie questo lo deve comprare
e spende magari o 50 euro, beh, un padre si include, magari chi vuole un secondo, o 50 euro del padre che è incluso nella copertura, comunque pagate con la console, anche questo, né più né meno. Diciamo che non è una propria truffa legalizzata, però diciamo una furbata da gamberoni. Spero di aver risposto alle domande di molti. Comprate se non volete delle console nuove, che magari questo non vi serve perché magari hanno già qualcosa di più in chiusura, sono già compatibili magari tramite Bluetooth ai sistemi. Che avete le vecchie, che pagate anche di meno, tenete conto che dovrete comprare questo. Ciao!